il reddito pro capite di Chiaia è 4 volte quello di Forcella. La città di Napoli si dota di uno strumento importante per tenere sotto controllo i suoi parametri essenziali. Sono stati presentati questa mattina a Palazzo San Giacomo i primi risultati dell'Osservatorio Economia e Società Napoli, un organismo composto da docenti universitari e funzionari del Comune di Napoli. Abbiamo scoperto una Napoli più dinamica di quello che ci si aspettava dal punto di vista delle imprese, soprattutto i dati relativi ai fatturati e agli utili sono molto positivi negli ultimi anni, rimangono naturalmente problematiche legate al lavoro e ai tassi di disoccupazione, rimangono forti alcune disuguaglianze che riguardano ad esempio l'istruzione tra le diverse municipalità. Dal rapporto viene fuori un quadro articolato con aspetti positivi e criticità, descritti da un sistema di indicatori numerici che mettono bene in evidenza anche le disuguaglianze presenti fra le diverse aree della città. Nel rapporto parliamo di tre città in una, quindi abbiamo l'area orientale e nord-orientale, abbiamo l'area diciamo collinare che dalla zona ospedaliera arriva fino a Posillipo passando per Vomero, Chiaia, Mergellina e un terzo blocco che è tutto ciò che è alla destra e alla sinistra di quest'area centrale. Ebbene, l'area collinare fino a Posillipo è l'area che ha gli indicatori più elevati, economici, sociali. Invece l'area nord-orientale è quella che ha i più bassi. C'è un calo demografico nonostante che siamo la città italiana con più giovani, con una complessità industriale nella quale si alternano crescite interessanti e momenti di difficoltà, ma soprattutto una città piena di potenzialità. L'osservatorio produrrà un rapporto annuale sulla città, utile a supportare le valutazioni e le scelte strategiche. È una fotografia, devo dire, molto efficace, fatta insieme a Svimez, utilizzando poi una sinergia che è stata fatta con Istat, con tutti i grandi insomma, player economici e statistici nazionali. Ci dà anche dei segnali positivi, ci dice un aspetto fondamentale che un quarto del PIL della regione è fatto dalla città, che quindi questo ruolo di Napoli come grande motore dell'economia e della regione Campania è un motore insomma, forte e che quindi valorizza il ruolo della città.